questo mi insospettisce. Tu dici? Non so come spiegarti, è una specie di sensazione. Istinto professionale, wow. Bravo. La stessa cosa mi è capitata il mese scorso. E beh, che hai fatto? Quello che sto per fare adesso. È pericoloso? Pericolosissimo. Cioè? Ma il pericolo è il mio mestiere. Io adesso rilancio. Faccio vedere come si occupa poker online. Voglio manco guardare, voglio manco vedere. Ha avuto paura, Ha avuto paura, se n'è andato? No, ha rilanciato anche lui. Allora paura, ma è a me, mo. Vabbè, ma sai che faccio? Ci metto tutto sopra, così si vedrà la somma e ci lascio piatto a noi, boh. Ma Paolo, io ti voglio dire una cosa, ma noi non è che teniamo sto grande punto, Stai zitto! Ma perché ci senti? Chi sei? Se ci stanno i chips, i pimici, come si chiamano? I chips, Fai, spuzzoliamone poco. Stai zitto, ecco. Che ha fatto? Ci ha lasciato? Ci ha lasciato in merda, guarda qua. Hai ricevuto piatto? Fatto un bello piattino. Ma è normale, tenne 4 assi. Ma come fa a tenere 4 assi che uno tenga mani? E 4, Paolo, e 4, hai scagnato 4 panassi. Devi quando senza il lento. Andiamo verso Lucente, abbiamo perso. Ma vabbè, non ti preoccupare, ci rifacciamo, facciamo una bella seconda mano. Io e te. Facciamo. Io e te facciamo una grande seconda mano. E se ci fa la camisa e stucco, Paolo, stucco. Non posso spegnere, guarda qua, abbiamo una scala servita. Ci hanno portato pure la scala, ma ci pure ho detto a mettiamo il gessolino, studo sto coso. Non voglio spegnere, non posso lasciare una partita così appesa ad un filo. Allora mi sto a cofino, così lo metto cosa la camisa. Sì. Beh, visto che è staccato modem, mi attacco il telefono, che può darsi che qualcuno ci stava cercando. Ci sarà pure un motivo, no? Quando mettono un telefono in commissariato. Io volevo dire la verità, ho messo poker online, non me la sfizzi, no? Io amo stare seduto ai tavoli da gioco, dove si respira quell'atmosfera, ecco, dove guardi negli occhi l'avversario che deve nascondere le sue emozioni. E io in questo sono un maestro. Ma chi? Chi? Io, no? Ma state zitto, Paolo, che tu quando c'è un bluff abbia sulla frita ti viene a farne e si la bocca. Sabato ti chiamavano l'ambulanza, pensavo che tenivo l'infarto, invece tenivo lui sette. E vabbè, non fa niente. Tanto stasera ci rifacciamo io e te. Stasera c'è il gran premio di Agnano. Non posso venire. Che fa? Non posso venire. Uno come te che non viene alle corse, non ci posso mai credere. No, stasera tengo un brutto guai, ma. Stasera ti è che stai prima. Tengo i guai, ognuno sa i guai sui, stava prima. Che guai io? L'anniversario di fidanzamento con Bisci. Hai ragione, un brutto guai. Brutto guai, veramente. E non si può spostare questo anniversario? Che sposti? Si può, l'anniversario viene in quel giorno, sposti l'anniversario, poi. Poi sposti l'anniversario con Bici. È più facile che spostino un gran premio d'Agnano. E proviamoci. Telefono ad Agnano. Si può fare? Tentare non luce, telefono 081. Ah, Paolo, ma che telefono Agnano? Che ti sto pure a sentire. E allora telefono a Bici. A Bici? Ma sei pazzo? Tu sapessi ieri che storia mi ha fatto. Ci vediamo domani sera alle 9. Ti ricordi? Perché? Non mi dire che te ne sei dimenticato! Che ne? Cos'è, Ciro? Ciro? Scusa, domani che mi dimenticavo io, domani rimane a sera, che mi fa? Bravo. Sei scema! Che dobbiamo fare domani sera? Che fa rimane... Dove dobbiamo andare? Ci capite? Oh, Ciro? Che ne? Non... Oh, ci capite? Che ne? O cinema. Ah! Non ci capito! Gli dicevo sì! Oh, mamma mia! Quando mai si mi toci di mia testa? Ah, le fastidio sta musco qua ancora. Da cinema! Sì, allora, perfetto. Non al cinema. Mi cosi. Dove? Dove dobbiamo andare a cena? Accendiamo, non c'era la marona che muore. Ah, sono ballato e la mappiccia, c'è la marona. Dobbiamo andare domani sì, ma domani. Rimane che giorno è domani? Rimane 22. Imbecille, è 23. Il 23. Oh, numero 2. Domani c'era la cena per il nostro anniversario di fidanzamento. E che mo ricordiamo! No, dicevo io, com'è possibile? E che mo ricordiamo su fatti che me la fai. E come, ma come la ricordiamo? Ma io me lo sono segnato anche sull'agenda. Ma perché tieni l'agenda tu? No, infatti ma già ricordato, mi accatta sta agenda, ma mi ricorda poi l'anniversario. Ma perché c'è bisogno dell'agenda per ricordarsi di un anniversario? No, bici, ma se faccio il bici, un minimo di... Un minimo che avrei euro, sto minimo? Oh, minimo... Sta mettendo un filo, sta funzionando. Ma dai, c'è un minimo... E che? E un morismo, no? Stavo scherzando! Ah, ecco mi sei, mi ricordavo che rimane... Ciro, guardami bene. Dici. Guarda, Ciro! Guarda, Ciro, che... Ora stai guardando, Ciro. Ah, non mi dici tu. Imbecile, guarda a me! Dici. Guarda, Ciro, io so che domani c'è il Gran Premio di Agnano. Ma questo mi giunge nuovo, è vero? Ci giunge nuovo. Ma veramente domani? Sì, domani c'è il Gran Premio di Agnano. Adesso basta, Ciro. Mi ricordavo. Adesso è arrivato il momento di scegliere. O me...
o i cavalli? I cavalli. Non ho capito! I cavalli possono attendere. Se ci mancavano, i cavalli. Ma non rimane un gran meme. Senti! Basta, adesso ti metto davanti a una scelta. Devi decidere se domani non mi vieni a prendere per andare alla cena. Tra di noi è finita. Stato buono. Ah sì! Ah sì! Stato buono! Allora ognuno per la sua strada. Io me ne vado a strada mia. E tu dove vai a strada tu, va? Va a strada tu, va? Vai a corte in macchina. Allora vai! Vieni qua! Se tu decidi, sto facendo quello che dici tu. Imbecille! Ah, che c'è? Adesso sai che ti dico? Se proprio la mettiamo in questi termini, l'anello, questo è l'anello che mi hai regalato tu. Tieni! Cioè, buttare così l'anello che ti hai regalato, l'anello che... D'argento! Però che io con le pietre... Pavazza! E stiamo in un momento un po' triste, economico, amore. Bravo! Allora, quindi... visto che siamo alla restituzione... Vabbè, ditemi, ognuno se le regala ed è finito. Orologio, telefonina e chiave alla macchina. Ci rimane al cielo ristorante. Hai capito? Ho capito che non puoi venire. No, non è che non posso. Io verrei pure, ma purtroppo il dovere mi chiama. Sai, Ciro, cosa penso? Ciro? Sai cosa penso? Che a volte a te ci lasciamo trascinare e far prendere troppo da questo maledetto vizio del gioco e tralasciamo le cose importanti. Oh, mi hai fatto venire un freddo in culo. Si sono accappottati i pili coppo braccio. Mi si accappano la pelle e si accappottano i pili. A te si accappano la pelle, a me si accappottano i pili. Ma ti faccio accappottare questi i pili, perché io come tuo amico non vado manchi a gnano stasera, va bene? Oh. E me ne esco con sordo. Oh! Ma è la mia donna! Ah già, scusa. Non riesco a capire, proprio, che ci sta tutto commissariato, che non funziona di terminale. Questo funziona? Finemmo funzionava. Ma stavi su internet? Io no, quando mai? Mm. Ehi, e tu che ci fai qua? Ah, mi hai visto? Ah, perché pensavi essere una quadra? Niente, che ci faccio? Non so che ci faccio, sono venuto a firmare. Hai detto al giudice che avevo l'obbligo di firma. Bravo, hai firmato? Come? Ci mi sicura la dedica. Con affetto e simpatia. E adesso che mi hai lasciato l'autografo, te ne puoi andare. Anzi, fai una cosa. Ascena, scendi, chiamasci. Ma vuoi ripetere l'ultima volta? Uscendo, chiamami Ascione. Ah. Quel lingua straniero sta ancora appiccicato. Ma perché che sei straniero? Ma che stai, non mercato rovescio, stai! Che? Tu vai da Ascione, lentamente nell'orecchio gli dici vieni dall'ispettore. Ah, che c'ho? Cioè, va da Ascione, lentamente nell'orecchio, te ne ricchi Ascione. Perché non l'arresti? Io faccio via l'ergastolo! Perché è tuo fratello. Ah, e quindi? E quindi dopo gli devi portare pure le sigarette. In fondo, è sangue del tuo sangue. E quando ho ittato sangue tutte e due? Lo sapevo che ci va a finire pure per sotto. A proposito di andare per sotto, Marisa, io per questa sera, amore mio, avrebbe un'idea. Non so se a te piace, a me piace. Quando dici una bella cenetta intima al lume di candela e poi dopo facciamo sesso sfrenato tutti i 5 minuti? Non posso, le mie cose. Ma pure la settimana passata tenevi le cose tu? Lo so, ce l'ho pure questa settimana, c'è un appostamento. Allora tieni le tue cose da ispettore. Una volta e prende, una volta all'otto. E non una pozzo mai fatta. Ma che stai camminando, che è zuoccala? Ascia, perché tutto questo tempo? Aspetta, io lo so che il mio cognome è poco americano, ma mi chiama Show. Vabbè, Ascia, sei riuscito a far andare avanti su terminale? No, perché abbiamo i server bloccati. Secondo la polizia postale, i virus hanno attaccato tutti i terminali. Io dicevo, ne la sera, ma chiudere il finestra. Ok, il terminale rimane nel mio, se è corrente, è pigliene virus. Che fa, devo ridere? Non è obbligatorio. Meno male, perché tu già come poliziotto fai ridere. Senti, Marisa, tu non lo vuoi ammettere, ma tu ti sei innamorata del mio senso dello humor. Paolo, da quando ci siamo fidanzati, ho l'unica volta che mi sono messa a ridere quando ti ho visto per la prima volta nudo. Grazie. E prego. Intanto, non commesserete che sta maniera non riesce a far andare avanti i terminali. Noi siamo in ginocchio. Le denunce non le riusciamo a farla, ma fa male, le cose si accumulano. Ma con me non siamo rovinati a che se rire? L'ho capita dopo. Che cosa? Infatti è confuso in mezzo alla... Complimenti, grazie. Grazie, io il mese prossimo c'ho la comunione della bambina. Non è che potete venire a fare 5 minuti tutte e due? Ma che ci mettiamo a fare un cabaret? Un cabaret, Un cabaret, chi sta? Allora, stammi a sentire, Ascia,
Voglio sapere, la polizia postale verrà? E quando arriva questa polizia postale? Se è da venire alla posta, che posto italiano arriverà qui, sa con le basta, non lo devi fare più, capito? Hai scoperto com'è successa questa cosa? Sì, qualcuno si è collegato ad un sito di poker online. Per questo mio fratello veniva volentieri a firmare qui in commissariato. Vabbè, ma i virus mica si attaccano solo col poker online, pure con i siti porno. Ti metto a fare il film porno da dentro al mio terminale! Ma non io, Ascione! Ah, lo so capitato! Distaccamento su Cussola, Renella 3, comandi! Ascumra, ascumra, polizia italiana! E usciamo lì, ho capito pure questo dopo. Infatti che la polizia postale arriva. Ascione, ma che stai collegato? Via satellite! Zitto! State zitta! Paolo, mica ti sei collegato col mio computer? Questo mai! Non mentire e lascia la finestra aperta. E mo sto un ghimmi e si correm. Ascia! Arrestalo! Non ho capito. Ascia! Arrestalo! Ma stai scherzando? Ma... o ti arresto o ti spara. Ascia! Arrestalo! Vai! Ragazzi, non opponga resistenza! Ma chi ti sta toccando? C'è un problema, chi ha la porta? Se io tengo in manetta, forza! Non c'è niente da fare. Sei tu l'amore della vita mia. Betty, qual buon vento! Un bello pizzo! Un bello pizzo! Ascia! Ascia sto! Tu colpisci! Passo! Ehi, Betty! Che ci fai qua? Entra, entra! Scusami! Che raffreddore! No, non credo proprio! Allergia? No! E che tiene, Betty? È per questo che sono venuta da te! E che faccio? Medica la mutua? No! E che stanotte hanno rubato il mio negozio! Ah! E hanno rotto anche le boccettine! Questo mi dispiace, eh? Questo mi dispiace. Avevano una sostanza derivante da una pianta dell'America Latina, una sostanza molto nociva alle vie respiratorie. E quindi? E quando sono entrata me la sono respirata tutta. Ah, quindi questa è tutta aria quella che sta qua davanti. Vabbè, passami un attimo la penna per favore che facciamo la denuncia, perché tu sei qua per fare la denuncia, no? Sta proprio buona. Sì. Però dobbiamo farla a mano, devi avere un po' di pazienza perché il computer c'ha un virus, quindi non si può fare altrimenti. Sì, non so, ci stai peggio tu o sta peggissimo? No, sono le boccettine. Boccettine, senti, ma mica questo raffreddore che tieni è contagioso? No, no, non ti preoccupare. E invece questo sfogo che c'è qua davanti? Quale? Questo rigonfiamento è contagioso? Ah, no. Mannaggia miseria, Betty ha detto che questo raffreddore non era contagioso. Sono due ore che sto starnutendo, mi sto stuzzicando pure la cena. Che peccato, quello era tutto così buono, i vaga pazzi per la cucina giapponese. Me ne sono accorto, ho ordinato tutto menù. Ho esagerato, però avevo molto da farmi perdonare. Ma quale sushi? Cacciavo brore pulla. Però devi ammettere che le cose improvvisate sono quelle che riescono meglio. Come... come no? Tu stasera c'avevi un appostamento. Come facevo l'appostamento? Questo catarro c'è da tutto palazzo. E invece siamo qui a festeggiare. Perché? Che stiamo festeggiando? Ah sì, il fatto che hai vinto il poker online. Ma qua mi ho perso tutte cose. Stiamo festeggiando l'occasione. Erano mesi, Marisa, che non avevamo una serata tutta per noi. Tutta per noi. Io ancora non ti ho perdonato. Giocare a poker online dal mio terminale. Che figura che mi hai fatto fare? Se lo sai il questore. E io è con lui che stavo giocando. No! Achoo, mamma mia! Però io lo so come farmi perdonare. Non hai idea che intenzione tengo. Mamma mia! Guarda Paolo, c'è questo sushi che peggio di bubaruola. Non ti preoccupare, ti faccio digerire io. Adesso rilassati, ti faccio un massaggino. Io sento un fuoco dentro di me. Io sento fuoco, Io sento pure la pozza bruciata. Non sento niente. Un caffè in coppa fuoco! Ah. Senti Paolo, non te ne prenderà male, ma io non mi sento tanto in forma perché non c'è qua me cardarelle e c'è macucà. C'è qua me cardarelle, che linguaggio romantico. Il caffè non te lo posso offrire, è bruciato. Non fa niente, se no non dormo. Perché okay, Uliurumbi, non è il momento di dormire. No. Ti sveglio io con un colpo ben assestato. Ah, bravo. Dammi un solo colpo ben assestato così non soffre. Sei pronto a cadere nel vortice dei sensi? Sì, come? Sono prontissimo. Sì, ma te la cucina giapponese non era afrodisiaco. Paolo, il problema non è la cucina giapponese. Allora il problema sono io. E allora dimmelo. Dimmelo, se non mi ami più, dimmelo! No, non picciare, ti amo! Paolo, facciamo un brest, E allora ti voglio far vivere 9 settimane e mezza in daddo io. Perché? No, niente. Chiudi gli occhi.
Perché ma giocare a nascondino? Io ti dico! Ti voglio dare un bacio appassionato, io ti dico! Ti do gli occhi! Ti chiuso! Ma che è? Aspetta, ci prendiamo la mente in misura, aspetta! Sei pronta? L'hai fatto? Acciù! Mannaggia Paolo, mi hai fatto bagno! Acciù! Mi hai fatto pure un shampoo, maledetto! Ci eravamo a fornire 9 settimane e mezza! Sozzi pure eravamo a fornire! Oh, cardarella! Acciù! Racconti. Stati fermo, questo è per me e questo è per Paolo. Racconta. Allora ti stavo dicendo, dopo questa cena, no, praticamente. È ma non ti stai sta ferma così. Ti racconto, non ti tocca, non ti tocca. Sei nervoso, scusa. Allora posso vedere. Ho detto che questo è di Paolo. E questo è tu. E ti ha saputo. E questo è il Paolo. Parlo. Ok, parlo. Allora, praticamente, dopo la cena, no? È arrivato il cameriere che gli dava. È arrivato il cameriere con questo pezzo di torta bellissima. Teneva tutti i cavalli, questa torta attorno con la fragolina in testa. E correvano questi cavalli. La gente sugli spalti che applaudeva. Oh, padre. Sì, sulla torta. È una. No che? No turza? Che è? L'ombrellona? Ma qua c'è tre lettere, un mima, una candelina! Una sola al centro! Mamma mia! Era bellissima, scusa, sono... Sta ferma, niente, me ne sta macchianata, sei fidata di organizzare mio fratello! Veramente la giovanzati stava... Vabbè, ma io... Perché la descrizione non è stata precisa. Tu hai fatto così la giovanzata, nata così. Non ti è piaciuto? Comunque, io non c'ero, non posso dire niente. Non ti è piaciuto? No, mi è piaciuto. Sicuro? Sì, pure a me mi è piaciuto. Ti sta fermo, che stia un miglio, mannaccia miseria. No, fai pure, perché è giusto al punto giusto. Racconta. Allora, scusa, sto un po' nervosa. Allora, stavo dicendo, praticamente, che è successo? È venuto insieme a me, no? Piace un gas. Sì, pure. No, perché poi, scusa, sono un po' nervosa. E chi deve fare? Vabbè, faccio da. Allora, ti stavo dicendo, una volta che è successo sto fatto, c'era questa candela in mezzo alla torta, proprio davanti a me e a Ciro, proprio al centro. Allora noi ci siamo avvicinati così. Marisa, guarda! Scusa, Marisa, guarda, ma Marisa mi ha guardato quanti fa. Così ci stavamo per baciare io e Ciro con gli occhi chiusi. Ci avvicinava a me sta candela bella buona. Ha pigliato fuoco tutta la camicia mia. Ma è buono, scusa. Sono nervosa. Allora Ciro che ha fatto per spegnere l'incendio, ha preso tutta la moeta, tutto il champagne e me l'ha gettato in quello. Ha fatto buono, quello però lo spumante porta bene. Tu lo mettevi dietro all'orecchio e ti passava tutto cose, capito? Dietro all'orecchio. Sì, ma 200 euro di moeta sulla mia camicia filmata è più un guaio che altro, capito? Sì, però racconta. Perché la prossima volta fai meno zuccherate. Ti avevi fatto, mannaccia miseria, mannaccia, che sta gente che è da palo, ti sta ferma. Racconta. Sono un po' nervosa. Allora, praticamente stavo dicendo, quando è successo questo fatto, pareva che stesse procedendo tutto bene. Sembrava che stava andando tutto alla perfezione. E invece all'improvviso a qualche tavolo più lontano, indovina chi è arrivato. A qualche tavolo, va. Visto? A qualche tavolo più è arrivata che la pettipettola, che la pettipettola, sì. Come si dice? Che la peperina, che chi la è? Peperina è bettina. Ah, che fa le borisse. Brava, qual è poi? Che la fai fatto, che l'ha fatto chiare, sì. Voi non ti approfittate però che neanche in mano occupata. Non va bene, non va bene. Racconta, comunque che ha fatto che la Cristiana? Quella pettipettola che è venuta, la che mi ha fatto qualche fattura? Sì, perché mi ha indossato la tasera da me. Ha detto, mo ci indossi chiama, che è Mari? Niente. Sono dell'energia, l'energia della... Lascia il gas aperto, se posso... Ma te ti fa male il caso? Sì, per forza, vai. Ma questa è di Paolo? Ti ha assaggiato questo Paolo. Chi ti ha invitato? No, che si vuole, che si vuole? Sono nervosissima, sono proprio nervosa. Chissà come sta pigliando tutto il mio sottotitolo. Quindi stai facendo il caso alla Cristiana? Si pensa che la Cristiana, no, ma... Ha stracciato tutto. Quindi, allora, praticamente, questa Cristiana è venuta là e si è messa proprio così. E guardavo, che lo c'ho bacuccino. Sì. C'ha proprio che lei, Marisa? Niente, sto facendo un po' di esercizi. La prima mattina. Faccio pure io. No, non ti preoccupare. Allora, scusa, mi manca caffè perché sono nervosa. Manca così. Vabbè, tutto a posto, vai. Quanto zucchero c'è messo, Maronna, mica. Allora ti stavo dicendo, lei è venuta là e praticamente che ha fatto questa ragazza? Che ha fatto? Si è messa a guardare e non ha luato l'occhio a quella Ciro in un momento. Manco Ciro l'ha luato l'occhio a quella essa. Ma se scopre che ci sta qualcosa tra di loro, te lo giuro, da prossima parente tu manno cambusanda. Me fai buono sto fatto, fai buono. Fai buono sto fatto perché alla fine mi togli un problema di mezzo, capito? Sì, a Ciro. Sì, e poi lo faccio. E quindi tu che hai fatto? Me lo faccio. Mi stai esaurendo, la verità? Anche esaurendo, e ti sto dicendo solite cazze, capite? Allora stati ferma. Questa è mia e questa è di Paolo. Scusa. Questo è mio però, il Paolo. Forza. Allora, mi stavo dicendo che ho fatto? Io l'ho fatto una fattura a lei. Perché si è fatta la fattura a me? E io ho fatto il contromalocchio a lei. Sì, secondo me ha funzionato pure il contromalocchio. Sì. Perché c'è venuta una crisi e sta venuto con Dino. Ecci! E se n'è andata. No, non era il contromalocchio. Ma che cos'è? No, l'ho fatto lungo. Mannaccio raffreddore, mannaccio. Sì, è stata la colpa della strega. Uè, ti fa male la schiena? No, la strega come la chiamo tu, Betty. Ah, è Betty! Eh sì, è stata colpa sua. Perché è stata colpa sua? È stata colpa sua perché lei ha un virus e stamattina me l'ha miscata pure a me.
Marisa, non è così. No. Io ci ho già fatta controfattura essa. Essa la controfattura che le ho fatta a lei, l'ha girata a te. Ua, sto troppo nervoso. E mi viene pure a te tutte e due. La luna bussò alle porte del mare, fammi entrare, lui mi disse di no. E la luna bussò alla porta di Paolo, mamma mia, pam, pam, e lui... Chi è? Sono la luna! La luna piena, eh? Aiù, la luna piena perché ieri sera non ha mai acchiappato la luna nera! In che senso? In che senso, ragazzi? Io sono venuto a comunicarvi che da stasera sciolgo la società, io non giocherò mai più con voi. Perché? Soltanto perché non siamo venuti a Gnano con te ieri sera ti si pigliate collera. Se voi avete pigliato solo a freddore. Ma io ho passato buono passo ciuttare. Ma dimmi una cosa, ti sei offeso? Ti sono offeso, sono felice come una Pasqua. Ah, e ti ho tutto capretto con tutto ruoto. Scherza, scherza. Intanto tu non sai che io ormai sono un uomo diverso. Allora sei tu Platinette. Io non mi aspettavo, Paghito, sai? Anche. Perché sei così preoccupato? Paolo, l'altra sera sono andata a dormire a casa sua, abbiamo dormito nello stesso letto, cioè ti vieni a fare compagnia che mia moglie non ci sta. Tu hai dormito. E tu che hai fatto? Niente, Ciro, non ti preoccupare. Se l'aveva fatto te ne accorgi, no? Ma nel mio sonno mi sento! Ah, senti, non ti preoccupare. Non mi metto paura. Ma sei stato assettato fino a mo, ti metto il cuscino, Paghito, adesso. Te siete, ti siete, stai tranquillo. Paolo, sì, Paghito mi ha fatto un malamento. Io mi manco la faccia. Va bene. Sennò non mi ha visto lo sparito. Ma non la tenga la vista, sono due giorni che non la trovo. Ma la tieni a fare questa fondina? E ci metto il telefonino in noi. Allora? Io non ho approfittato di te, ho approfittato di me. Autoerotismo? Ma che fai? Ma quando mi hai approfittato delle mie intuizioni? Adesso basta, Paghito! Parla! Chi è? Pronto? Sì. No, non ti sento. No. Ma ca... Ma il maraggio mi sa visto. Ma io, tu ieri sera, l'altro ieri, stavi dormendo con la preda. Russo. Ma perché tu non russo? Gli faccio paura. Però ti sei addormentato prima tu. Allora che hai fatto? Non riuscivo a dormire, stavo tutto così. Mi sono alzato e mi sono messo a studiare tutto quello che c'era da studiarsi sulla corsa di ieri sera d'Agnano. E la mattina alle 5 io già sapevo tutto quello che si doveva sapere. Scusa, ma questo che cosa c'entra con la tua dichiarazione di omosessualità? Immagini! Tu hai detto sono un diverso. Ragazzi, io sono diverso, sono un uomo diverso, perché non solo ieri sera sono andato ad Agnano a giocare, ma ho vinto! Sì! Vinto! Guarda! Vinto! E dale anche vinto. Sì, ma secondo me chi lo fatto quando loro erano i soldi a te, poi a noi non è mai capitato. Ecco. Ed hai approfittato della nostra assenza per vincere? Ma chi ha approfittato? Siete state voi che non siete voluti venire? Maledetto, noi non siamo venuti perché avevamo un appuntamento con le nostre donne. E ciao! Siete stati con la scheda scoperta. Avete preferito il stesso gioco. E che se ha giusta punizione? Perché la diabentata non va presa in giro. La diabentata si vendica. Ed è così è stato. Ieri sera ha vinto 2.500 euro. 2.500 euro grazie alla diabentata. La zocca! Non si è vendicato, si è sfuziato proprio, capito? Ma si è proprio sfuziato fino a... Ti ha bendato, ti dicevo che voi ci facevo un butto a bendare! Vabbè, lascia stare, ok, d'accordo, sciogliamo questa società, sciogliamola, ognuno per la strada sua, ognuno per la strada sua, tanto noi, Ciro, ci riferiamo. Se non morimmo prima! Secondo me è stato tutto l'umidità che ci piaceva ieri sera Agnano. Mannaccia, Bet, mannaccia! Forse stanno di me venuto male capo. E forse stanno di me venuto male schiena. Perché c'entro male schiena, mo? Ogni volta faccio lo starnuto. Ma mi accadrete! A me ogni saluto che faccio si appanna proprio la vista! Bellella sta camisa rossa! Ehi, stai parlando con frigorifero, noi siamo qua! Ci l'ha pigliata proprio brutta! Oggi ho soffrato pure le fazzolettine, ci è rimasto l'ultimo rotolo delle carte igieniche! E da meno poco, no? 2 euro! Allora, ma cazzo può cattarci niente, a me tutte cose! Va via! Chi è? È Ciro. Ah, Ciro sta qua. E allora chi è? Ehi, prepariamo un altro ricovero. Scusate ragazzi, ma ho un raffreddore tremendo. Ciao! Ma che è un'epidemia?
Acciù! Ah, lo sapevo, sei bloccato, colpa della strega. Bravissimo! È colpa di una strega, la strega è Betty. Ma chi c'è il secco che è la piccinella? Ma tu non la difendo, lo sai? Perché io lo so. Acciù! Acciù! Lo ci ha mischiato a tutti quanti. A te come ti ha mischiato? A me è stato Paolo. Giura? Tu giuro. Ma io, ma chi c'è il secco sta Betty? Vai, tu sapevi e tu lo sai. Quella Betty l'hanno rubata del negozio, si sono rotte le bucciottine, le ha inalato e si è gonfiato tutto il sistema respiratorio. Bravo! Io l'ho sempre detto che quella non è un'erborista, quella è una fattucchiera. Perché secondo te non le fa le fatture? Che ne sa, ci ama dietro un commercialista. Comunque, ha detto che non mischiavi, ci ha mischiato a tutto quanto. Ehi, niente di meno, che lo sta Angelo, il portiere giù, che ha fuori estruto a panna di vetro a guardiolo. Uso di vedere la capa fasciata. Ma che c'entra? Ha fatto un saluto, ha fatto capire il bancone. Io secondo me mi chiama Betty, perché essa ha fatto e lei deve riparare. Vai, cane, ma chiami. Non è raggiungibile. E il negozio sta chiuso. Ma io, ma fosse morto. Morto? No! Amore! Io non voglio morire, sono giovane! Amorcino, moriamo insieme, abbracciami! E gli muri soli! E non posso morire proprio poco, che la ti ha bendata, si accotte me! Basta! Calma! Bisogna mantenere la calma! E allora accompagnaci prima tu! Ma io non lo so voi, vado pronto soccorsi, vado in ospedale, vieni allora! Betty! Oh, eccola qua! La strega! Rogo la strega! Calmi ragazzi, calmi, ho trovato l'antidoto! Speriamo che questo antidoto funzioni, sennò mi sono fatta una siringa senza niente. Amore, un fumo assaggini qua. Ma dobbiamo fare per forza l'iniezione. Ci sta la pillola, per esempio, perché io mi metto paura. Ma una volta tanto, fai l'uomo. E lo fai sempre tu. Non ti preoccupare, che Betta è una mano leggera, a me mi fa sentire niente. Ma parlo bellissimo, il lago questo si ricrea, a me il lago subito tocca l'osso. Allora? Chi è l'ultimo? No, tutto a posto, abbiamo finito, te ne puoi andare. No, è impossibile, non mi trovo. Ha ragione Betty, manca uno? Ciro? Ma tu sei amico mio, no? Io ti sto salvando la vita. Ah, senti Betty, se togliamo l'ago, non mi posso... Sto stabilando un nuovo frisco, andiamo bella. Ti accompagno io. C'è bisogno, vado da solo. E io poi ti lascio con lei nel bagno per 2 minuti. Pazzo fai da 2 minuti? E si vede che conosci i tempi tuoi. Ci sembravi un certo. Vabbè, cari signori, io vado. È stato bello conoscervi, è stato bello vivere con voi. E già! Mamma mia, come fai Long? Vedi che sei rimasto solo tu col raffreddore. Ah già, vabbè, vabbè. Perfetto, ok. Betty, seguimi. E già! Poco, ma si aggine... Allora, come vi sentite? Molto meglio. Però questo tremore, secondo te, o scarichi tensione o un effetto collaterale? L'antidoto non contiene effetti collaterali. Ma sei sicuro? Io non sento la gonfia, sta tutta bruffata. Oh, aiutato! Mi sto trasformando! Aiuto, io mi sento proprio buono. Ma io non mi sento tanto bene. Ciro, forse ci stanno degli effetti collaterali. Benissimo. E non mi è passato manco un catarro.